Quali sono i tratti più difficili di questo percorso e quali sono magari le soluzioni tecniche adottate sulle bici per questo percorso molto particolare? Ma sicuramente è tutto un percorso insidioso perché anche nel normale rettilineo con la neve non sai mai cosa c'è sotto, non vedi mai la traiettoria, quindi può succedere veramente di tutto. Quindi bisogna sempre stare attenti alla guida, cercare di guidare il più leggero possibile, soprattutto sull'anteriore, perché la cosa più brutta che può capitare è prendi una carreggiata e ti porta fuori. Quindi bisogna veramente guidare come guidare sulle uova. E non sulla sabbia, perché abbiamo detto prima Non... parlando, mi ha fatto due parole prima, mi ha detto è peggio la sabbia o peggio la neve, sono due cose totalmente Sono diverse, due mi cose dicevi. totalmente diverse perché la sabbia è più pesante da guidare e forse ha più carreggiate ancora profonde, mentre la neve è veramente morbida, quindi vedi proprio gli atleti che fanno di quelle scodate o sbandate incredibili. Ok, e a livello di bici, soluzioni tecniche che avete adottato in modo particolare, non so, profilo alto, profilo basso delle ruote, abbiamo visto molti team che prediligono il profilo alto piuttosto che gomme da sabbia, gomme da fango, cosa avete utilizzato? Beh, noi oggi le ragazze hanno girato con le gomme artigliate da fango perché riescono a rompere un po' di più la neve e quindi hanno più trazione, diciamo. Bisogna lavorare tanto sugli oli perché bisogna stare attenti agli oli perché se usi un olio troppo denso con questo freddo congela e quindi irrigidisce la catena e diventa veramente meno scorrevole. Invece bisogna usare degli oli con delle paraffine apposta invernali per cercare di diventare la bicicletta più scorrevole. Ok, un'ultima domanda invece per quanto riguarda le scarpe. Si utilizzano le scarpe classiche da ciclocross oppure anche lì c'è qualche accorgimento particolare? Lì dipende un po' dagli atleti, dal freddo che hanno gli atleti. Le mie ragazze usano le scarpe invernali con la calza in neoprene apposta per cercare di proteggere il più possibile il piede. Anche perché con questa temperatura, quando il piede è bagnato, sei finito perché veramente si raffredda tantissimo. Quindi il segreto è cercare di restare il più asciutto possibile e portare più avanti possibile il bagnamento del piede. Ok, allora grazie Luca e un grosso in bocca al lupo al Trinks Factory Team e sarà sicuramente una gara vincente sia per gli uomini ma anche per le donne. Ciao! Ciao.